Siamo sulla spiaggia del litorale di Ardea. Vedete cosa c'è appunto sull'arenile? Carcasse di animali, non è la prima volta che si trovano in questo luogo. La spiaggia è sporchissima. Ovviamente altri oggetti ingombranti, legni, bottiglie, spazzatura di ogni genere accatastata qui sul litorale. Già era stato segnalato alcuni giorni fa la presenza di carcasse sulla spiaggia, nulla è stato fatto. Vedete in lontananza alcuni bambini giocano sulle barche. Ci sono alcuni uomini che stanno tentando di portare via la carcassa di suino. Siete stati chiamati da qualcuno? Siete stati chiamati per portare via la carcassa? Chi ve l'ha segnalato? Scusate, ma in questo mese quante volte siete venuti a prendere animali sulla spiaggia? Gennaio è la prima volta oggi qui nella zona. A gennaio c'era stata un'altra segnalazione però, giusto? Più avanti, vero? Vicino al Vipala. Tutti i comuni, se mi guardi tutte le chiamate sarei. Ma secondo lei perché ci sono animali sulla spiaggia? Vengono dalle mareggiate, qualcuno lì. Eccola qua, questa molti, è una. Molti vogliono affogati nei canali e poi i canali la portano al mare. Questa è in uno stato di decomposizione avanzato. Da meglio l'anno prossimo. Vedete, gli uomini sono al lavoro, sono stati chiamati dalla municipale. La municipale è stata avvertita poi da alcuni passanti. Hanno levato una carcassa di un animale in uno stato di decomposizione veramente avanzato. L'olezzo qui è veramente nauseabondo oltretutto. E vogliamo mostrare come questo arenile è sporco, al di là della presenza di carcasse di animali. Da quanto giacevano qui sulla spiaggia? Domenica già c'era, già domenica scorsa già era presente. Qui e là c'è poi una capra più giù. Abbiamo visto un animale che non era riconoscibile, un suino e poi una capra più avanti. O perlomeno credo sia una capra, non è che mi sono soffermato a guardare. L'ultimo animale è stato portato via, la capra che giaceva vicino al suino.